credo molto nei moduli tattici, non credo che ci possa essere un modulo tattico vincente, altrimenti l'adotterebbero tutti. Credo molto di più un'idea di gioco, un metodo di gioco, quindi di conseguenza l'approccio iniziale sulla disposizione in campo è questo. Naturalmente da capire il discorso di Jovetic. Jovetic sicuramente è un giocatore eccezionale, come abbiamo detto prima, che in un 4-3-3 potrebbe adattarsi, ma che probabilmente non esprimerebbe, probabilmente dico perché non lo conosco da dentro, probabilmente non esprimerebbe il massimo delle proprie potenzialità. Viceversa, sono certo che dietro un attaccante con determinate caratteristiche possa esprimere il massimo delle proprie potenzialità. Quindi il primo ragionamento da fare è questo, e poi a seguirsi tutto il resto.